Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Abbiamo la messa dei primi vespri in onore del Sacratissimo Cuore di Gesù. Quindi comincia da questo momento questa grande ultima festa teologica che, sapete, cade per volontà di Gesù in quella che era l'ottava del Corpus Domini. Abbiamo già meditato nelle omelie di domenica scorsa durante la festa del Corpus Domini e il profondo rapporto che c'è tra il Sacro Cuore e l'Eucaristia. Stiamo leggendo le letture liturgiche. Della liturgia dell'anno C, che è quello che stiamo celebrando, abbiamo sentito anche il Vangelo, che è sempre quello secondo Luca, che accentrano molto, polarizzano l'attenzione sul cuore di Gesù come, come dire, incarnazione del suo essere pastore uomo, pastore che cerca le pecore, pastore che dà la vita per le pecore, pastore che lascia le 99 pecore in vista della ricerca di quella smarrita, di quella perduta, e colui che, come ci ha ricordato l'Apostolo San Paolo, si è immolato per gli empi, non per quelli che sono buoni. Ecco, Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Ora, il cuore di Gesù, come sappiamo bene dalla rivelazione a Santa Margherita Maria, alla Cocca, che ricevette intorno al 1670, poi ci mediteremo un po' più a lungo durante l'ora santa, che faremo subito dopo la Santa Messa. E il mistero del cuore di Gesù è un mistero di amore infinito. Guardate, l'altro giorno proprio, non so se ieri o l'altro ieri, leggevo gli scritti di un'altra grande donna, ora serva di Dio, Luisa Piccarreta, che Gesù diceva queste cose incredibili: se fosse dipeso da me tutte quante le sofferenze e i dolori, io avrei voluto togliervele tutte. Togliere tutte le sofferenze della terra, chiudere il purgatorio, chiudere l'inferno, chiudere tutti i castelli, tutto. Ma purtroppo la giustizia del Padre non ha avuto, perché c'è la misericordia, ma c'è anche, non sarebbe giusto. Però questo per far comprendere, se fosse dipeso per assoluto solo dall'umanità santissima di Gesù e dal mistero del suo cuore, proprio d'amore, era venuto. E perché questo non può essere? Questo non può essere perché ci sarebbe un problema grosso. Il problema è semplicemente, è sempre uno solo, è sempre lo stesso. Solo che è un problema che, se si entra un pochino nel cuore di Gesù, è un problema dramma. Queste parole non lascia. Io mi sono sempre chiesto, non voglio essere riverente nei confronti di nostro Signore Gesù Cristo, no? Ma favore, spero di una corbelleria, ma ditemi un po', forse mi sbaglio io, cioè, se uno ci avesse 100 pecore e una si perde, o le porta al sicuro con le altre 99, oppure voi lasceresti tutte le 99 pecore ma si cavano la perduta? Cioè, io non lo so come funzionano le cose dei pastori, se lo dice Gesù probabilmente sì, ma io ho tempo che Gesù voglia dire, questa è una cosa che faccio io, cioè non è una cosa che sarebbe tanto normale farla. Poi Dio mi perdoni se mi sbaglio, no? E sempre questa, in una delle opere più belle di quest'altra serva di Dio, che Luisa Piccarreta, che sono le ore della passione, proprio l'ora meditata proprio oggi per me, la 19ª, dice: ma io come faccio a stare tranquillo? E parla Gesù mentre stava in croce: se anche una sola anima si perde, io che farei tutto quello che sto facendo anche per una sola, e non è che una sola se ne perde una montagna. E il cuore proprio delle rivelazioni a Santa Margherita del Sacro Cuore, oltre che aprire il petto, mostrare il cuore fermato d'amore, eccetera, eccetera, era proprio, dice: ma io che altro mi devo inventare? Gli uomini se ne infischiano, gli uomini non gliene importa niente, non lo vogliono. È terrificante, la cosa più brutta è l'indifferenza. Qualcuno ieri durante la super riunione faceva notare che non c'era tantissima gente al Corpus Domini, alla processione. Io non mi sono accorto, perché io durante la processione al Corpus Domini guardo nostro Signore, non guardo neanche indietro, no? Però ammesso che sia vero, è una cosa brutta, perché è un atto di indifferenza brutto nei confronti di nostro Signore, perché l'Eucaristia, per stare lì, cioè, noi non ci pensiamo tante volte, no? Allora, dentro il tabernacolo Gesù Cristo è presente veramente. Ho letto sempre nei giorni scorsi,
giorni mi sono capitate. Dice, la dimora della mangiatoia era piena. E ci avete mai pensato che quest'uomo di tabernacoli usava proprio così, su delle fredde, su dei freddi contenitori di ferro, mi sono colpo di qua, ce ne sono metto io dentro le missili, ma usa proprio così, e sto qui per amore vostro, che sta fatto dentro il nostro Signore? Non potevamo noi fare che facciamo la messa, facciamo la comunione, sparecchiamo tutto e non rimane la presenza eucaristica, invece la Chiesa è un tempo immemorabile, custodisce l'Eucaristia, ma perché? Perché è sua volontà, Gesù ha fatto una promessa, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, questo non è una che sono con voi spiritualmente, d'accordo? Spiritualmente c'era anche bisogno che diventasse uomo, perché Dio spiritualmente è sempre con voi. Ma io sono con voi nel senso che se venite qui, ecco perché l'adorazione eucaristica è una delle cose in assoluto più grandi che si possano fare nella Chiesa, siamo davanti a Lui, proprio a Lui. È chiaro che non ne abbiamo la percezione sensibile, è chiaro che questo è un mistero di fede, come si dice, ma è proprio così, capite? Quello che non si fa all'Eucaristia non si fa a Lui. Io vorrei tanto che quando tra 30 anni andrò via da qui, ecco, un pochino sono riuscito nelle comunità che ho lasciato a instillare questo, cioè un gesto che tu fai nei confronti dell'Eucaristia, lo fai nei confronti di Gesù, interiore o esteriore. Posizioni del corpo, modo di vestire, senso interno di riverenza, capite? Qualunque cosa fatta all'Eucaristia è proprio fatta a Gesù in persona, capite? È nel nostro modo di rapportarci all'Eucaristia che si manifesta il nostro modo di rapportarsi a Gesù. Quindi attenzione che se il nostro modo, Dio non voglia, non voglio evidentemente alludere a nessuno dei presenti, no? Ma se il nostro modo di rapportarci all'Eucaristia non fosse il migliore, sono due le cose, o che Gesù è proprio Gesù nell'Eucaristia, non ci crediamo, oppure il mio rapporto con Gesù non è così idilliaco e quindi non si riverbera, non si manifesta nel rapporto che ci abbiamo con l'Eucaristia. Allora Gesù ha chiesto, l'ho detto altre volte, no? E concludo, sapete perché si fa l'adorazione eucaristica giovedì sera perché lo sentiremo, lui ha chiesto a Gesù di fare l'ora santa il giovedì sera, che era subito dopo aver istituito l'Eucaristia, che l'ha istituito giovedì sera, e in concomitanza con le tre ore di agonia nel Getsemani. L'ora santa andrebbe fatta preferibilmente alle 23, che è stata la terza ora di Gesù nel Getsemani, la più difficile, la più drammatica, oppure alle 21, oppure ovviamente in caso di necessità pastorale di consuetudini diverse è meglio che si fa un po' prima e c'è un po' di gente piuttosto che alle 9 non c'è nessuno, è evidente questo qui, no? Quindi il Signore si accontenta e gli va bene lo stesso, ma il senso di quest'ora, cioè che si chiama appunto ora santa, è non soltanto io vengo ad adorarti, ma io ci vengo anche per quelli che non ci vengono, perché Gesù chiese di fare questo gesto perché tutte quante le indifferenze, nei confronti di Gesù furono simboleggiate da cosa? Dal sonno degli apostoli a Getsemani. Quindi, ve l'ho già detto altre volte, il filosofo Pascal, che era un grande credente francese, meditando su queste cose dice, ma Gesù una volta sola ha chiesto ai suoi tre prediletti, perché Pietro, Giacomo e Giovanni se li è portati sul Monte Tabor, d'accordo? Quindi erano, diciamo così, i più intimi di Gesù. Una volta gli ha chiesto, state buoni, aiutatemi nella preghiera, fatemi compagnia. Ne ha fatto un tempo all'alzata, allontanasse e già dormiva. Capite? E lui diceva, lui sentiva l'abbandono del padre, altrimenti non avrebbe avuto, ha avuto bisogno di conforto di un amico e non l'ha manco quello, capite? Oltre che dopo poco sarebbe andato giù da dargli una coltellata sul cuore col tradimento, capite? Cioè, l'amore verso Gesù, e veramente concludo, si manifesta anche nella contemplazione e nella comprensione del suo dolore. Capite? Gesù soffre a vedere queste cose qua, non è un pezzo di ghiaccio che comunque lo trattiamo di bene, certo lui lo perdona tutto, si fa tutto, però non è che non soffre. Ecco, e essere devoti del Sacro Cuore significa fare nostre queste sofferenze e fare quel poco che possiamo. Punto primo, per non metterci il carico da 11, che già sarebbe una grande cosa, e punto secondo, se possibile, riparare e supplire anche per
i molti che nessuno gli importa proprio niente, che non lo amano, non lo vogliono, o a volte lo ripagano con la peggiore moneta che si vede, con la peggiore moneta con cui ripagare una persona non è l'odio, è l'indifferenza. E Gesù purtroppo l'indifferenza se ne è fatta una scorpacciata, e purtroppo ho paura che fino a quando ci saranno i tabernacoli sul pianeta Terra non abbiamo ancora finito. Almeno noi sentiremo dire tra poco, cerchiamo di fare quello che possiamo per manifestare il nostro amore e la nostra gratitudine a Gesù. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.